Buongiorno, benvenuti a tutti quanti. Oggi parliamo con la SCP Business School del Master in International Food and Beverage Management. Qui con noi c'è Elena Galvagno che ci parlerà del Master e del Mission and Program Manager. Vi ricordo che qui in basso c'è la sezione Q&A dove nel frattempo potete fare tutte le vostre domande e vi risponderemo alla fine della presentazione. Elena, ti lascio la parola. Buon ascolto. Grazie mille Federica, grazie mille, come giustamente hai già anticipato tu, io sono Elena Galvagno e sono la Program Manager e l'Admission Coordinator del Master in International Food and Beverage Management della SCP Business School, di cui parleremo proprio oggi. Tutte le domande sia sul programma, come ha già detto Federica, sia per quanto riguarda la parte di admission, quindi proprio la parte più di application, le possiamo affrontare poi alla fine della presentazione. Quindi oggi io non sono qui solo per presentarvi un corso di studio, ma un approccio, una visione, diciamo, un modo di vivere che potrebbero cambiare il vostro percorso di vita, ma soprattutto il vostro percorso professionale. Non sono qui a raccontarvi solamente che siamo ai vertici dei più importanti ranking che valutano le business school a livello globale o dei tanti accreditamenti e traguardi che abbiamo raggiunto in oltre 200 anni di storia, perché ricordiamo che la SCP Business School è nata nel 1819, oppure anche dell'ampio portfolio di programmi in general management e specialistici che abbiamo a disposizione, dei docenti internazionali che avrete come insegnanti, o del vastissimo network di ex studenti, aziende, professionisti che vi aprirà le porte verso il vostro futuro. Prima di iniziare questo percorso con voi e prima di presentarvi il programma, vorrei mostrarvi un breve video di introduzione sulla nostra Business School.
Andando poi avanti nella presentazione vi fornirò ovviamente tutti gli strumenti necessari per valutare il corso, ma prima vorrei che vi prendeste un attimo per pensare al tipo di persona che siete, ma soprattutto al tipo di persona che vorreste diventare. Voi siete sicuramente ancora molto giovani e quindi scegliere la direzione, quindi quale direzione dare alla propria carriera, sicuramente non è facile. Se siete qui oggi, immagino non sia un caso, forse un amico che è già stato nostro studente vi ha consigliato di assistere a questa presentazione, forse magari avete sentito parlare bene della nostra scuola e volete vedere da vicino qual è la nostra offerta, oppure forse volete comparare più corsi di studio. In ogni caso, io sono sicura che vi starete ritrovando in molti di questi aggettivi che vedete in questo momento sulla slide. Per aiutarvi in questo esercizio di immedesimazione, provo a raccontarvi quattro storie, quattro casi reali di nostri ex studenti che, come voi, arrivano dalle esperienze più diverse. Infatti, come vedete qui, pur con background accademici e aspirazioni lavorative completamente differenti, tutti e quattro hanno frequentato il Master in Food and Beverage Management. Quindi per ora ricordiamoci solo i loro nomi, tra poco andremo a vedere, tra poco li ritroveremo nella nostra presentazione, ma prima vediamo quali sono le caratteristiche del programma. Quindi sembra scontato, ma partiamo da spiegare che cos'è l'IFBM, che è proprio l'acronimo che individua il Master in International Food and Beverage Management. È un master in management, ovviamente, post laurea, specialistico, il primo master, primo programma internazionale al mondo interamente focalizzato sul food and beverage management, che si pone quindi l'ambizioso obiettivo di creare i futuri ambasciatori del Made in Italy nel mondo. Questo programma è erogato interamente in lingua inglese ed è svolto sui nostri campus di Torino e Parigi, quindi Italia e Francia. Dopo vedremo anche la timeline, quindi la struttura nel dettaglio di questo programma. E siamo anche molto orgogliosi di questo programma perché in soli 3 anni dalla sua attivazione si è aggiudicato il secondo posto a livello globale e il primo in Europa nella classifica del portale Ed Universal tra i migliori master in food and beverage management appunto nel mondo. Quindi a soli 3 anni dal suo lancio siamo molto soddisfatti di questo risultato che abbiamo ottenuto. Come avrete capito, la possibilità di vivere almeno 2 contesti internazionali e multiculturali differenti, in questo caso Italia-Francia, ma all'interno di un'unica scuola, è in assoluto uno dei punti di forza di SCP. Ciò che rende speciale questo, in particolare questo corso, è l'approccio profondamente diverso da quello che potreste trovare in analoghe business school. Questo sostanzialmente per 2 motivi. Da una parte lo stretto legame con il mondo industriale e imprenditoriale del food and beverage e dall'altra parte il nostro metodo di insegnamento, il nostro approccio alla didattica che noi chiamiamo learning by doing. Cioè si lavora, quindi i nostri studenti lavorano su casi di studio reali, quindi business case, o singolarmente o in gruppo, durante tutti i corsi, quindi con una valutazione costante durante tutti i moduli del programma. Portiamo i nostri studenti in azienda fin dalla prima settimana di programma, diamo l'opportunità di conoscere quindi da vicino imprenditori e professionisti che in un futuro potrebbero essere anche i datori di lavoro dei nostri studenti, molto spesso poi è così. E vediamo lo stage, quindi l'internship, non solo come punto di arrivo finale del programma, ma
come parte integrante della vostra formazione, che è fatta anche di, oltre a alle lezioni teoriche e alle attività pratiche che prevede il programma, è fatta anche di relazioni e di networking in un ambiente multiculturale, aperto e molto positivo. Quindi, nella prossima slide, ecco qui, vediamo nello specifico come si struttura il programma. Allora, qui avete la timeline, come vi dicevo prima, il programma è suddiviso in term, quelli che sono i periodi, diciamo. Quindi il primo periodo, per dirlo all'italiana, si struttura tra settembre e dicembre, quindi prima delle vacanze di Natale, sul campus di Torino. Qui trovate degli esempi di corsi che vengono erogati durante questo primo periodo, poi ovviamente la lista completa la trovate sul nostro sito. È possibile anche che a questi corsi si aggiungeranno degli altri corsi base, quindi ad esempio le basi di marketing, le basi di financial accounting, basi di statistica ad esempio, che verranno erogati per quegli studenti che entrano nel programma con una laurea di 3 anni. Quindi con una laurea di 180 crediti formativi. È possibile che aggiungeremo questi corsi di base, diciamo. Dopodiché, appunto, si inizia con il periodo a Torino, il secondo periodo sempre su Torino, anche qui trovate una lista di corsi, ovviamente non sono tutti, ci sono tantissimi altri corsi elective che trovate sul nostro sito, e questi corsi elective sono un approfondimento sempre nel mondo del food and beverage, tra cui appunto i nostri studenti possono scegliere quali andare a seguire, quali poi avere nella loro transcript finale, quelli su cui poi verranno valutati. Tutti gli altri invece sono ovviamente corsi obbligatori. L'ultimo periodo, diciamo ultimo, in realtà non è ultimo, ma ultimo in termini di lezioni e quindi esami, è quello di Parigi. Quindi il term di Parigi che si svolge sempre in inglese, che si svolge tra la metà di aprile circa e la fine di giugno. Anche qui trovate una lista di corsi che vengono erogati sul campus di Parigi. Adesso siamo proprio nel periodo di transizione tra il secondo e il terzo periodo per i nostri studenti iscritti quest'anno. E ovviamente ci si chiede che cosa succede dopo Parigi, ecco, perché il programma, tra virgolette, si conclude, perché non ci sono più corsi o esami. Però non è concluso affatto, perché a questo punto si inizia la tesi e si inizia l'internship, quindi lo stage finale. La tesi deve essere appunto scritta in contemporanea allo stage, tra luglio, diciamo, e dicembre, quindi verrà poi discussa a dicembre, e nel frattempo si svolge appunto un'esperienza professionale, appunto un internship di almeno 4 mesi, poi è chiaro che può essere anche molto di più, ma a livello di programma occorre validare minimo 4 mesi di esperienza, ovunque si voglia, quindi non c'è un limite in termini di paesi, c'è solo un limite in termini di durata, che è appunto minimo 4 mesi. Poi c'è un'opzione in più che diamo per chi vuole di continuare il percorso, è un'opzione che non si deve scegliere subito al momento dell'iscrizione, si ha il tempo di pensarci, è possibile farlo poi in un secondo momento, ed è possibile appunto iscriversi a un term aggiuntivo su Berlino, sempre in inglese ovviamente, dove si andranno a studiare ulteriori corsi, ci saranno ulteriori attività didattiche, e quello che si andrà a ottenere, qual è il vero valore aggiunto, è quello di ottenere un titolo di studio superiore, quindi un titolo di 120 crediti formativi e quindi un Master of Science rilasciato dal Senato tedesco, che grazie al processo di equipollenza, che magari qualcuno di voi già conosce, può essere anche riconosciuto come titolo di laurea magistrale italiana. Questo poi, se siete interessati, potete poi possiamo poi approfondire il discorso più avanti. Ok, quindi nello specifico, durante questo anno di studio, diciamo che in realtà è
più di un anno se consideriamo anche la tesi e l'internship, quindi sono in totale 15 mesi di programma. Durante questo periodo si ha modo di approfondire la conoscenza del settore food and beverage attraverso tante attività in collaborazione con le aziende, che sono proprio attività più pratiche, che contraddistinguono davvero il nostro programma rispetto magari a tanti altri programmi che trovate in altre business school. Ad esempio qui ne vedete qualcuna, abbiamo le company visit tra Italia e Francia, i company project che sono, per dirla proprio in due parole, dei mini progetti di consulenza in collaborazione con le aziende del food and beverage, e poi abbiamo la settimana in Alma, quindi quella che si chiama Chef for a Week Program, e poi ovviamente senza contare tutte le altre testimonianze, che quest'anno sono state davvero tantissime, di manager del settore food and beverage che dedicano una, due, tre ore di tempo, del loro tempo, ai nostri studenti, quindi sia in aula che online. Quest'anno abbiamo avuto tantissimi collegamenti con personaggi davvero molto importanti, che appunto hanno modo di intervenire durante i moduli di questo programma, e si creano davvero dei bei momenti di scambio con i nostri studenti. È anche un bel modo di fare networking, diciamo. Ok, quindi ora vi starete chiedendo che fine hanno fatto Carla, Francesca, Stefano e Michelle, che abbiamo visto all'inizio della presentazione. Eccoli qui. Come vedete oggi, loro ricoprono ruoli molto diversi in ambiti molto variegati tra di loro, e infatti la forza di questo programma è proprio la capacità di dare ai nostri studenti gli strumenti giusti per tirare fuori il vostro potenziale e aiutarvi anche a raggiungere il migliore stage o anche posizione lavorativa definitiva nel settore e nel comparto di vostro interesse. Ok. Andiamo a vedere adesso più nello specifico come è strutturata la classe di quest'anno. Quindi qui trovate uno spaccato, diciamo, della classe che ora è in aula, quindi ora sta frequentando il programma. Abbiamo 37 studenti provenienti da 11 differenti nazionalità, con un range d'età che va tra i 21 e i 31 anni, quindi una età media di 24 anni, e con un'esperienza lavorativa in media di un anno. Che cosa significa? Significa che alcuni dei nostri studenti non hanno alcuna esperienza lavorativa, perché non è un requisito obbligatorio quello di avere alle spalle già un'esperienza nel settore. Altri invece si presentano al programma già con delle piccole o grandi esperienze lavorative nel settore e non, e quindi diciamo che in media abbiamo un anno di esperienza. Per quanto riguarda il background accademico, come vedete, molto molto variegato. Infatti non è obbligatorio avere già un background in economia, perché questa è una domanda che mi viene spesso fatta, e quindi no, non è necessario avere un background in management, quindi in marketing. Semplicemente quello che chiediamo è la passione e la motivazione per studiare questo settore così dinamico, così specifico anche, e poi un domani ovviamente anche lavorare in questo settore. Quindi qualsiasi background accademico è ben accetto. Le nazionalità, come vi dicevo, sono 11, e qui trovate il dettaglio. Ok, qui invece trovate una panoramica con i dati più importanti per quanto riguarda il placement, e anche alcuni esempi di settori e di ruoli di impiego in cui i nostri studenti oggi, ex studenti oggi, hanno trovato lavoro. Come vedete, l'82,5% ha trovato lavoro nei 3 mesi subito dopo la graduation, ecco, a distanza di 3 mesi. Il 25% di essi ha un lavoro con una dimensione globale. Cosa significa? Che sono al di fuori del loro, diciamo, del loro paese di origine. Quali sono i settori? Chiaramente una grossa fetta, la maggior parte, sono nel settore food and beverage, ma altri sono in settori non strettamente considerati food and beverage, ma li abbiamo classificati in altri, perché sono comunque
collegati in qualche modo al settore food and beverage. Pensate ad esempio, io faccio sempre questo esempio perché vi fa capire proprio che cosa significa altri. Abbiamo ex studenti che sono ad oggi impiegati nel settore croceristico, come ad esempio in Costa Crociere, tanto per fare un nome. Questo ovviamente non è non è settore food and beverage, ma è strettamente legato ad esso. Pensate infatti all'importanza che ha questo ambito all'interno di una crociera. E quindi abbiamo diversi studenti impiegati proprio nella divisione food and beverage, quindi nel comparto del food and beverage del settore appunto croceristico. E qui vedete più nello specifico anche quali aree vanno, diciamo, a trovare maggiormente lavoro i nostri ex studenti. Ok. Quindi andando avanti, noi, ecco qua, sono andata troppo avanti, ok. Notiamo che molti dei ragazzi che come voi assistono a queste presentazioni, lo abbiamo notato in questi anni, sono molto spesso attratti, ma anche a volte intimiditi dall'idea di andare a lavorare in una grande azienda, come ad esempio può essere Ferrero o Barilla, che magari sembrano dei big davvero inarrivabili. Invece no, non sono molto più vicini di quanto vi possano sembrare ora. Infatti SCP mette a vostra disposizione una serie di momenti di confronto di laboratori e di servizi per imparare a presentarvi al meglio in fase di colloquio, anche di fronte a una grandissima azienda, quale appunto Ferrero. Quindi ad esempio dai workshop per imparare a scrivere un CV, a scrivere un profilo LinkedIn molto efficace, a muoversi anche su LinkedIn in modo efficace, dalle interviste simulate alle company visit, come ho già detto prima, fino all'evento più grande che organizziamo presso il campus di Torino, ma anche tutti gli altri campus organizzano la loro Career Fair, che rappresenta davvero uno degli appuntamenti più importanti per gli studenti di SCP, perché è proprio, lo vedrete appunto nel prossimo video, è un momento davvero in cui le aziende incontrano one to one i nostri studenti, quindi svolgono davvero colloqui uno ad uno con loro. Quindi gli strumenti, quindi le possibilità offerte dal nostro Career Center sono davvero tante e come vi dicevo prima appunto le vediamo adesso nel video che segue. Career Fair e quindi Recruitment Days, come avete visto in questo video, non sono le uniche occasioni per incontrare aziende importanti. Iscrivendovi ad SCP, infatti, entrerete a far parte di un network globale fatto di oltre 60.000 alumni, che sono i nostri ex studenti, che lavorano oggi in oltre 150 paesi in tutto il mondo e che si potranno appunto incontrare ai talk organizzati dalla scuola, quindi ai nostri eventi in classe o online, e ai tanti appunto eventi promossi insieme alle associazioni studentesche
che sono davvero tante, come ad esempio l'Entrepreneurship Festival, la regatta, lo ski event, il Grand Gala o ad esempio anche il Golf Trophy, che sono tutti momenti di confronto in un contesto molto informale e anche di divertimento. Sicuramente riusciremo a riprendere tutti questi eventi da settembre, quindi da settembre 2021. Alcuni di questi ovviamente sono stati messi in pausa quest'anno a causa della situazione che stiamo vivendo, ma voglio comunque mostrarveli nel prossimo video. Siamo quasi giunti al termine di questa presentazione, vorrei ancora mostrarvi quattro dei nostri più famosi, forse alumni, quindi sono nostri ex studenti che hanno studiato presso la nostra business school. Siamo molto orgogliosi di loro perché sono, oltre a ricoprire oggi posizioni di grande prestigio, sono stati inseriti anche nella classifica di Forbes l'anno scorso, quindi nel 2020, tra i nuovi talenti under 30. Quindi andiamo particolarmente fieri di loro. In particolare farei una particolare appunto nota su Romolo Ganzerli, che è il cofondatore di Mamma Pack, e su Matteo Frescobaldi anche, che è il brand manager delle cantine Frescobaldi in Toscana, perché loro intervengono, quindi collaborano con noi sul Master in Food and Beverage Management tramite company project e testimonianze durante tutto il programma appunto. Ok, adesso concluderei ovviamente la presentazione con un ultimo video dove andiamo a vedere, ecco, ogni percorso, come sapete, inizia con un piccolo passo. E quindi ecco, con il prossimo video io vorrei rapidamente vedere insieme a voi quali sono i prossimi step.
Questa è veramente l'ultima slide per chiudere la presentazione. So che sicuramente sarebbe arrivata una domanda su questo, quindi vorrei già anticiparvi il calendario dei prossimi test di ammissione. Abbiamo ancora disponibili 4 date. Quindi la prima sarà il 21 di aprile, per chi vuole già partecipare alla prima data disponibile, e per parteciparvi occorre chiudere il processo di application entro il 12, quindi avete ancora qualche giorno. Oppure poi dal 26 maggio in poi ci sarà una data al mese di test, che ovviamente, vista la situazione, viene organizzata interamente via Skype. Poi se vorrete, durante la sessione di domande e risposta, possiamo anche andare ad approfondire quali sono i requisiti per entrare al programma e quali sono anche i test richiesti. Quindi queste date ovviamente le trovate anche sul sito, giusto per specificare. Qui trovate invece i miei contatti, quindi se volete fare domande specifiche sul vostro profilo, magari volete magari anticiparmi il vostro CV per analizzare appunto il vostro profilo, se è in linea con il programma, trovate il mio indirizzo mail, trovate il mio contatto telefonico, se preferite possiamo anche tramite mail possiamo fissare un appuntamento telefonico per parlare direttamente, e qua trovate anche la nostra pagina del sito che vi porta direttamente alla sezione del Master in Food and Beverage Management. Quindi io ho terminato qui, chiamo di nuovo Federica, eccoci qua. Ciao Elena, grazie mille per la presentazione, molto esaustiva, molto bella, e nel frattempo sono arrivate un po' di domande, tra cui proprio quella a cui accennavi poco fa. Una delle ultime domande che è arrivata è proprio come si svolgeranno le selezioni e quali consigli dare per superarle. Sì, allora, come si svolgeranno, quindi quali test ci sono? Allora, esatto. Ci sono sostanzialmente 3 test. Il primo è il test di inglese, che è composto da un orale con una docente madrelingua e una parte invece scritta, cioè esercizi di grammatica più una produzione scritta. Tutto si svolge ovviamente su Skype, e da questo test possono essere esclusi coloro che hanno già un certificato di inglese C1, quindi ad esempio IELTS con un punteggio di 7 minimo o un TOEFL ad esempio 100, però accettiamo anche altri certificati, oppure coloro che hanno già un triennale o magistrale totalmente in inglese, non dovranno più fare il test. Poi il secondo test è il SHL, si chiama SHL, che è il nostro test di logica, che viene svolto tramite un link online, quindi che io invio via mail a casa ai candidati, e da questo test di nuovo possono essere esclusi coloro che hanno già un certificato di logica, come può essere ad esempio il più famoso il GMAT. E poi l'ultima parte, invece la più importante ed è obbligatoria per tutti i candidati, è la personal interview. Quindi è il momento proprio dove il candidato incontra la giuria ed è un colloquio in parte motivazionale, dove si va proprio ad indagare la motivazione, la passione verso questo settore. E in parte anche ci sono domande più di carattere logico, oppure domande che mirano a valutare, insomma, la conoscenza del settore food and beverage, un bel mix di argomenti. Come prepararsi al meglio? Allora, sicuramente per l'SHL noi inviamo in anticipo dei link dove potete fare un po' di pratica. Questo sicuramente, se sono dei link online dove potete trovare un sacco di consigli su come superare l'SHL e proprio anche dei test di pratica. Poi, per quanto riguarda l'inglese, non c'è un vero modo in realtà se non quello di praticare il più possibile l'inglese per la parte orale, per la parte scritta, cercare online banalmente degli esercizi di grammatica o provare a scrivere dei testi, proprio molto consigli molto basici. E invece, per quanto riguarda la personal interview, è ovviamente la parte più importante perché pesa per il 50% sulla valutazione finale. Quindi su questo, cercate di preparare una piccola presentazione di voi stessi. Sicuramente, perché tanto vi verrà chiesta all'inizio del colloquio, perché volete studiare questo master, che non è management generico, ricordo, ma è sempre specifico su un settore, quindi noi ci aspettiamo che ci sia passione, ci sia motivazione da parte vostra e magari ci sia anche già un motivo molto chiaro. Ad esempio, abbiamo dei candidati che hanno già un'idea di progetto, un'idea di startup che vogliono portare avanti dopo il programma, ma mancano le competenze manageriali per poterlo
fare. Questo, ad esempio, può essere davvero una valida motivazione per studiare da noi, o anche magari alcuni candidati che hanno un'azienda di famiglia nel settore food o beverage e quindi vogliono entrare in azienda con delle competenze specifiche. Certo. E quindi, insomma, prepararsi un po' una presentazione. Prepararsi ovviamente su quelle che sono state le proprie esperienze, ma questo direi che è ovvio, perché lui avrà in mano il CV dei candidati e quindi magari farà domande specifiche su qualche esperienza che leggono nel CV, appunto. E poi essere informati sul settore, quindi leggere quotidiani, quindi le ultime notizie, anche leggere siti, andare a leggere su siti specifici del settore food, perché magari viene chiesto non qualche dato specifico, ma in realtà una conoscenza a livello generale, ecco, niente di così specifico, e prepararsi magari su qualche serie numerica, qualche gioco di logica che a volte viene richiesto. È un bel mix, in realtà non c'è proprio un modo specifico di prepararsi. Ecco, questi un po' sono i miei consigli. Bene, grazie. Ci chiedono anche quali sono i requisiti per poter fare questo programma. Ad esempio, ci chiedono anche se è possibile accedere al corso solo con il diploma. Allora no, non è possibile accedere solo con il diploma, perché uno dei requisiti obbligatori è il possesso di una laurea triennale o magistrale in qualsiasi ambito di studi, come dicevo prima, e inoltre non è necessario essere già laureati nel momento in cui si fa l'application, quindi si può già iniziare ora a fare l'application anche se magari vi laureerete a luglio o a settembre. In quel caso, se verrete ammessi al programma e decidete di iscrivervi, a quel punto saremo noi a chiedervi poi il certificato di laurea finale. Ecco. E poi un altro requisito, come dicevo prima, è il livello di inglese. Quindi chiediamo un livello C1 che può essere dimostrato con un certificato valido, con un percorso di laurea in inglese oppure con il nostro test. Banalmente. E poi ovviamente la motivazione, lo ripeto fino all'infinito, certo. Ma è un master specialistico, non è un master in management generico come anche abbiamo d'altra parte, però questo è un programma diverso. A tal proposito, sulla personal interview, c'è Paolo che ci chiede: viene svolta in lingua italiana o in lingua inglese? Quasi tutte le giurie svolgono in inglese, in lingua inglese. Ok, perfetto. Essendo anche il master in inglese, giustamente anche quasi tutte le l'interview viene giurie. fatta in inglese. Sì. Invece Rebecca ci chiede il costo dell'MBA. Del master, scusami. Di questo programma, no, perché dell'MBA ti dovrei rimandare alla mia collega che segue l'MBA. No, il master in FBM. Questo esatto. Nello specifico, allora, per quest'anno costa 27.350 euro, che è ovviamente suddivisibile in più rate, quindi la prima parte è un piccolo deposito che viene versato come caparra per confermare il proprio posto, quindi confermare la propria iscrizione, e poi ci sono altre due rate che vengono, due importi che vengono versati poi durante il programma. Ok, perfetto. A tal proposito ci chiedono anche se ci sono delle opportunità di borse di studio o finanziamenti agevolati. Sì, assolutamente sì. Allora, ci sono delle borse di studio parziali che coprono 5.000 euro messe in palio dalla Camera di Commercio di Torino. Ce ne sono circa 5 o 6 all'anno e sono assegnate sulla base di due criteri, che sono il criterio economico, quindi l'ISEE familiare, e il secondo criterio è il merito, quindi il voto che si ottiene durante il test di ammissione. Quindi sulla base di questi due, diciamo, criteri, ecco, questi due fattori, noi creiamo un ranking e andiamo ad assegnare le borse di studio, che sono appunto parziali. Se invece si vuole accedere a un finanziamento che copre tutto il costo del programma, abbiamo degli accordi, la nostra scuola rientra tra le università agevolate con Intesa San Paolo, con BNL e con Banca Sella. Diciamo che quello più che ha le condizioni, insomma, più vantaggiose per i nostri studenti è quello con Intesa San Paolo, okay.
che ha proprio un accordo con noi che eroga l'intera somma, quindi permette di finanziare l'intera somma, se non anche oltre la somma del programma, e lo studente può poi ricominciare a ripagarsi il finanziamento a partire da un anno dalla fine del programma. Quindi è molto, devo dire la verità, molti nostri studenti approfittano di questo perché loro hanno il tempo di iniziare a lavorare dopo il programma, trovano un lavoro e quindi pian piano iniziano a ripagarsi l'investimento, che ha ovviamente dei tassi super agevolati perché sono dei finanziamenti proprio studiati per gli studenti, quindi sono Molto super interessante. assolutamente sì, ed è ovviamente riservato solo, lo dico in questa presentazione perché è riservato solo ai cittadini italiani, ma io immagino che siano italiani, quelli appunto che ci stanno ascoltando, e tutte le indicazioni le potete trovare direttamente sul sito di Intesa San Paolo e ovviamente anche BNL, che sono programmi simili a quello che vi ho appena descritto. Potete andare sui loro siti e trovate tutte le informazioni. Perfetto, grazie. Rebecca ci chiede: per chi ha una laurea triennale in lingue non fatta in inglese, deve farlo per forza il test oppure basta solo la presentazione della laurea? Deve fare il test. Quindi sì, se il programma non è svolto in inglese, mi dispiace, ma bisogna fare il test, a meno che tu non abbia anche un certificato di inglese valido. È sempre ancora sul processo di ammissione. Sono già state diverse fasi di selezione. Ad oggi, indicativamente, quanti posti ci sono a disposizione? Allora, noi accettiamo più o meno massimo 40 studenti, quindi massimo significa che se abbiamo 42 studenti va bene, ecco, non arriviamo mai a 50 studenti. Quest'anno, come abbiamo visto prima, ad esempio, ne abbiamo 37 perché ci attestiamo intorno ai 40, ecco. Preferiamo tenere questo numero basso perché durante la presentazione abbiamo visto tutte queste attività che vengono svolte che con un numero grande non sarebbe possibile organizzare. E quanti posti ci sono ancora? Allora, considerate che le ammissioni sono iniziate a dicembre del 2020. Abbiamo fatto il primo test. Quindi ad oggi abbiamo circa tre quarti della classe coperta, più o meno. Abbiamo già tantissimi iscritti al test di aprile, quello che sarà poi appunto il 21 aprile. Quindi sicuramente se davvero siete interessati e pensate che questo sia il programma giusto, sicuramente non aspettate giugno-luglio perché a quel punto i posti sono davvero pochi. Di solito arriviamo a luglio con pochissimi posti e a quel punto chiaramente la competizione diventa spietata. Più accanita. Bene, grazie. A proposito delle attività, quali sono, ci chiedono, le attività pratiche previste nel master? Sì, allora, le abbiamo viste in realtà più o meno nella presentazione, comunque sono le company visit, quindi le visite in azienda. Quest'anno siamo riusciti a svolgerle in parte all'inizio del programma, prima che naturalmente che ovviamente la situazione, quando la situazione ce lo permetteva, quindi nella parte di settembre-ottobre, poi le abbiamo dovute stoppare ovviamente e le abbiamo sostituite con attività online molto molto belle. Tra l'altro siamo riusciti a organizzare delle sessioni di degustazione accompagnate dai produttori, quindi dalle aziende che si collegavano su Zoom con i nostri studenti che nel frattempo avevano ricevuto a casa tutti i prodotti dell'azienda e quindi dopo una presentazione più, diciamo, manageriale dal punto di vista del management, hanno iniziato questa parte un po' più ludica di degustazioni, ecco, e poi abbiamo ripreso la parte più pratica di nuovo in azienda nell'ultima parte adesso su Torino e sperando appunto di poterla continuare anche adesso su Parigi. Poi altre attività pratiche sono sicuramente, anzi forse le metterei al primo posto, i company project, quelli che dicevo prima, che sono dei mini progetti di consulenza dove l'azienda viene suddivisa in team di 5 o 6 persone e ogni team viene affidato ad un'azienda. Un'azienda che affida loro appunto un progetto vero, quindi una tematica non inventata ma reale, quindi una problematica vera, un caso vero dell'azienda, e i nostri studenti, diciamo, svolgono un po' il ruolo di consulenti esterni. Quindi lavorano per l'azienda durante tutta la prima parte su Torino, quindi da settembre circa fino a marzo-aprile, e poi presentano direttamente in azienda il risultato finale, esattamente come farebbe un team di consulenti esterni. E loro sono gli studenti sono anche molto invogliati a fare bene in questo progetto, primo perché vengono valutati su questo e secondo perché l'azienda molto spesso poi
traduce questo contatto, questa conoscenza poi anche in contratti di lavoro con alcuni dei membri di questo team che ha lavorato per loro. Quindi è davvero un'ottima opportunità. E poi ovviamente per ultimo ma non ultimo è la possibilità di incontrare tantissime personalità del mondo aziendale tramite le testimonianze che dicevo prima, sia online che anche in presenza, in aula proprio. Perfetto, grazie. A proposito delle aziende coinvolte, quali sono? Ci chiedono. È difficilissimo fare un elenco Magari perché ogni anno cambia. qualche nome. Sì, certo, sì. Allora, noi ogni anno cerchiamo di non cambiare in realtà, ma molto spesso abbiamo un grande sì, turnover di aziende perché cerchiamo di mantenere quelle che sono andate molto bene, di trovare altri contatti per ampliare appunto la nostra rete di networking e di aumentarle ogni anno. Ad esempio, quest'anno posso fare degli esempi di aziende che hanno fatto con noi company project quest'anno, dove abbiamo ad esempio, come dicevo prima, Costa Crociere, abbiamo Nonnonanni, Riso Gallo, Caffarel, Costa d'Oro, Caffè Costa d'Oro, Lavazza che non solo interviene nel programma con tantissime attività, ma è anche partner della nostra scuola da anni ormai. Cos'ha? Barilla, ovviamente, assolutamente sì, Granarolo, fino all'anno scorso abbiamo svolto le company visit con loro. Aiuto, sicuramente non me ne staranno venendo tantissime, però sul sito anche lì c'è sì, un elenco di aziende con cui abbiamo collaborato e stiamo collaborando tuttora e quindi potete dare un'occhiata assolutamente lì. Perfetto. Un'altra domanda è, in merito ai documenti necessari per il processo di ammissione, è obbligatorio presentare almeno una lettera di raccomandazione? Sì, per questo programma ne richiediamo due, lettere di raccomandazione che può essere sia in italiano che in inglese, non importa, e possono essere entrambe accademiche, quindi di docenti universitari, o entrambe professionali, quindi datori di lavoro o tutor di stage fatti in passato, o possono anche essere una e una, dipende che cosa, cerchiamo di essere flessibili perché a volte non è sempre facile, no? Tenere lettere di referenze, quindi insomma quello che ha a disposizione il candidato per noi va bene. Ok, perfetto. È consigliato questo master per chi vuole riposizionarsi nel mondo del food and beverage? Allora, sì, riposizionarsi, allora, dipende ovviamente dall'età e da quale posizione la posizione a cui si aspira, chiaramente. È un master comunque per profili giovani, questo bisogna considerarlo. L'età massima per poter applicare, ecco, non l'abbiamo ancora detto, comunque circa 30 anni. Quindi sicuramente non abbiamo persone in aula di 40 anni o più che sono rimaste in una posizione per tanti anni e poi a quel punto vogliono riposizionarsi. Ecco, quello no. Però persone che dopo la laurea triennale hanno svolto qualche anno, quindi sono comunque all'interno dei 30 anni, hanno svolto hanno questa posizione lavorativa, ma vogliono comunque aspirare a qualcosa di più, sempre nel settore, allora a quel punto sì. È molto relativo, dipende da che posizione si parte. Certo. Si vuole arrivare chiaramente. Perfetto, grazie. Ci chiedono se ci sono delle attività o opportunità specifiche per il settore wine. Opportunità intendono lavorative? Probabilmente sì. Sì, Sappiamo lo perché? spettatore anonimo a cosa si Ok. riferisse, però sicuramente sì, attività magari delle consulenze come accennavi prima con direttamente con le aziende, ma magari più specifiche sul wine. Sì, lo abbiamo fatto quest'anno in collaborazione con l'associazione che organizza l'evento che magari qualcuno conoscerà, Collisioni. Noi collaboriamo con loro tutti gli anni perché organizziamo delle sessioni proprio di degustazione, di incontro con i produttori di vino locali. Abbiamo qui vicino noi le Langhe, perché non, assolutamente perché non sfruttarle. E quindi assolutamente sì, abbiamo incontrato tantissimi produttori quest'anno e lo faremo anche per quanto
quanto riguarda la zona dello Champagne in Francia. Abbiamo già pianificato, ho già delle date pianificate di visite alle aziende ad alcune delle aziende dello Champagne, ovviamente vedremo se la situazione ci permetterà di svolgerle, e quindi assolutamente sì. Per quanto riguarda invece le posizioni lavorative, quello sì, sicuramente sì, ci sono, però non sono specifiche, ecco, solo sul vino. Noi abbiamo il programma è comunque food e beverage, quindi le posizioni lavorative che arriveranno dopo e il programma e comunque le posizioni che condividono le nostre colleghe del Career Center, perché ricordo che forse una cosa che non ho detto è che settimanalmente il Career Center condivide un sacco di offerte lavorative che arrivano con i nostri studenti, e sicuramente tra queste ci saranno anche delle posizioni nel mondo wine, assolutamente sì. Perfetto. Ecco, a proposito di posizioni, l'ultima domanda è proprio: quali possono essere le posizioni che si potranno ricoprire dopo il conseguimento del master? Allora, sì, lo abbiamo visto in una slide durante la presentazione. Allora, tendenzialmente le posizioni che si ricoprono rispecchiano un po' il focus del programma stesso. Infatti questo programma è maggiormente focalizzato su quello che è il marketing, la comunicazione di prodotto, tutte quelle posizioni, quindi tutte quelle materie più legate strettamente al prodotto stesso, quindi sales, brand management, marketing stesso. Non è ovviamente un master in finance, quello sì, c'è comunque un modulo in finance, c'è comunque un modulo di international business law o HR management, ma non è sicuramente il focus di questo programma, e infatti questo poi si traduce nelle posizioni lavorative che vediamo dopo. La maggior parte dei nostri ex studenti ora occupa una posizione all'interno di questi ambiti, quindi più comunicazione, più sales, più marketing. Sicuramente abbiamo la maggior parte dei nostri studenti che vanno a posizionarsi all'inizio in aziende medio-grandi, anche in multinazionali, per poi magari spostarsi dopo aver acquisito un bel bagaglio di competenze, magari verso realtà anche più piccole o anche familiari. Perfetto, grazie. Ancora un'altra domanda. Ci chiedono se per il periodo di studio a Parigi e anche a Torino c'è la possibilità di alloggiare nel campus. Allora, questa è una domanda che mi viene fatta spesso e mi fa sorridere, perché giustamente campus, si pensa al campus americano, nell'accezione americana dove si studia e si dorme, no? C'è la vita universitaria. In realtà noi ci chiamiamo campus, ma siamo in realtà una scuola, quindi nel campus si studia, si svolgono tutte le attività didattiche, ma non si vive, cioè non si dorme. Quindi non c'è la possibilità di dormire nel campus, ma ovviamente ci sono tantissime strutture convenzionate con noi, noi stessi supportiamo i nostri studenti nella ricerca della casa, dell'accommodation migliore, ma che può anche essere ovviamente in un appartamento privato, in un appartamento singolo, in contatti che noi diamo, non per forza devono essere residenze studentesche. Ecco. Bene, perfetto. Abbiamo risposto un bel po' di domande, tante curiosità sul master, molto bene. E io ricordo che questi sono i contatti di Elena, per come ha detto già lei, qualsiasi altra ulteriore domanda, discutere insieme il curriculum per vedere se è il profilo adatto per voi, qui ci sono appunto tutti i suoi contatti. Intanto Elena ti ringrazio tanto per la presentazione. Grazie. Grazie anche a tutti i partecipanti, e ci vediamo al prossimo webinar con la SCP Business School. Grazie, buona serata. Buona serata.